parlare la senatrice Pergreffi per 4 minuti. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Ascoltare a volte serve per capire le esigenze reali. Non serve invece chiudersi nei palazzi a guardarsi allo specchio, facendo annunci roboanti o nominare centinaia di esperti che tuttora ci chiediamo cosa abbiano fatto, cosa abbiano suggerito, a cosa sono serviti, a parte delegittimare questo Parlamento. Il paese reale e le imprese reali avevano bisogno di aiuto. Noi responsabilmente abbiamo votato 2 volte lo scostamento di bilancio e ci saremmo aspettati un minimo coinvolgimento nelle scelte, ma non per noi, ma per chi lavora, per tutte le categorie che hanno provato a far capire le proprie esigenze, non importanti, essenziali. Abbiamo presentato, sia alla Camera che al Senato, una serie di emendamenti per migliorare un provvedimento che alla prova dei fatti è del tutto inadeguato. Nel decreto legge in conversione non sono presenti misure idonee a consentire l'immediato sblocco degli investimenti pubblici, né delle misure di semplificazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Gli interventi infrastrutturali previsti sono esigui, localistici, non si inseriscono in una visione organica di sviluppo infrastrutturale e le risorse destinate allo scopo sono irrisorie. Nel decreto legge in conversione non sono previste misure atte a risolvere i problemi cronici che affliggono gli uffici delle motorizzazioni civili tra Italia, incapaci ancora di più in questo momento di emergenza di espletare in tempi ragionevoli gli esami di guida, nonché le pratiche di revisione e collaudo periodici dei veicoli, con grave danno per i cittadini e conseguentemente per la sicurezza stradale in generale. Ma non avete accolto le nostre proposte per risolverli. Abbiamo fatto proposte per la compensazione dei danni subiti agli operatori del settore aereo. Nel decreto legge in esame si istituisce un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al quale tuttavia possono accedere soltanto gli operatori nazionali e non anche tanti operatori stranieri dotati di base operativa in Italia e con un elevato numero di dipendenti italiani che sono completamente dimenticati. A tale fondo non possono inoltre accedere le società di gestione aeroportuale e le società di handling, entrambe del tutto escluse da qualunque misura di sostegno economico e finanziario, nonostante i costi ugualmente sostenuti durante tutta la fase di lockdown, stante l'attività e l'improvvisa riduzione dei ricavi. Nel decreto legge non viene prevista alcuna disposizione che obblighi i vettori aerei al rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti a causa dell'emergenza, e ciò a discapito di cittadini, famiglie, imprese ed in palese contrasto con quanto previsto dal regolamento comunitario e dai relativi orientamenti interpretativi da ultimo adottati dalla Commissione europea. Abbiamo fatto proposte per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri. A seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, si destinano 500 milioni di euro per compensare la riduzione dei ricavi tariffari. Però le associazioni di categorie e le risorse necessarie sono almeno per 1 miliardo. Non sono previste misure per il sostegno degli operatori del trasporto marittimo, non ci sono adempimenti, abbiamo messo adempimenti inutili e gravosi per le imprese e le amministrazioni con un piano di spostamenti casa lavoro e il mobility manager, come se le imprese non ne avessero abbastanza. C'è una sperequazione finanziaria enorme tra i monopattini e quello che è invece l'automotive. Una cosa assurda, la gente in monopattino non ci mangia con i monopattini. Non andrà tutto bene comunque, non è andato tutto bene. I cartelli in cui si era scritto andrà tutto bene si sono trasformati nel frattempo in cartelli con scritto affittasi, rendetevene conto. Grazie senatrice.